Ed eccoci l'altra formazione romena che era sul cammino delle nostre squadre, lo Sportul Studentesc di Bucarest, che all'andata aveva battuto l'Inter per 1-0 e l'Inter ha dovuto far ricorso a tutte le sue migliori armi per poter nel secondo tempo ribaltare il punteggio. Ecco al 23esimo il bel gol di Liam Brady, significativo che i due gol siano venuti dalla coppia straniera, Liam Brady e Karl-Heinz Rummenigge. Rivediamo il bellissimo gol di Brady con uno schema ben studiato su punizione, quindi un gol sicuramente non casuale e un gol poi bellissimo per dove la palla viene mandata, in modo che il portiere assolutamente non possa farci niente. Ma l'Inter, che doveva ribaltare la sconfitta dell'andata, ha dovuto soffrire fino alla conclusione, fino a quando Rummenigge a 6 minuti dal termine ha trovato il gol della vittoria, il primo gol italiano di Rummenigge nelle coppe europee, dopo che Rummenigge è stato a lungo tempo un re degli eurogol. Ecco il primo eurogol italiano di Karl-Heinz Rummenigge.